spagnolo parlando italiano. La personalità, la figura su cui mi soffermo è quella di Lorenzo Milani, che so che avete conosciuto per certi versi. La lettura che vorrei offrirne è una lettura particolare che si collega proprio al ruolo che Don Lorenzo Milani, educatore uomo di scuola, ha avuto nella vicenda scolastica e pedagogica italiana negli anni del secondo dopoguerra. Perché lo ricordiamo? Perché Don Lorenzo Milani, figura tra i più grandi innovatori della scuola e dell'educazione in Italia. Ecco, vorrei cercare oggi di darvi un po' di elementi per cogliere la grandezza, l'importanza di questa figura nella storia della scuola e dell'educazione italiana del Novecento. Partiamo allora da una serie di elementi biografici. Don Lorenzo Milani è ordinato sacerdote nel luglio del 1947 e di lì a poco, in ottobre, viene nominato cappellano, cioè parroco, di una piccola parrocchia, di un piccolo centro rurale nei pressi di Prato. Prato è vicino a Firenze, in Toscana, ed è una zona rurale, San Donato a Calenzano. Qualche anno dopo, da San Donato a Calenzano, nel 1954, sarà spostato a Barbiana, che è un posto ancora più piccolo, ancora più isolato, è una parrocchia di montagna sopra Firenze, alle pendici del Monte Giovi, e qui morirà il 26 giugno del 1967. Cioè la vicenda pubblica, ufficiale, di Don Lorenzo Milani si svolge nei vent'anni che vanno dalla sua ordinazione sacerdotale fino alla morte, alla vigilia del 68. E in questi vent'anni, tra San Donato e Barbiana, si svolge una vera e propria battaglia che Don Milani svolge in favore dell'innovamento e soprattutto della democratizzazione della scuola italiana. Una battaglia che, per capirne le dimensioni, i caratteri, occorre un attimo capire com'era la scuola italiana quando Don Milani decide nel 1900 di impegnarsi perché la scuola diventasse più libera, più aperta, più democratica, più rispettosa delle esigenze delle fasce popolari, dei figli del popolo. E allora vi chiedo un po' di pazienza perché dovremo un attimo, sia pure rapidamente, cogliere alcuni aspetti. Diciamo che in Italia nel 1945 nasce la democrazia. Il nostro paese in precedenza non aveva avuto mai una vicenda davvero democratica, anzi usciva da 20 anni di dittatura fascista. Finisce la Seconda Guerra Mondiale e nasce la Repubblica, che si costituisce come Repubblica Democratica. Ma, diciamo così, le grandi speranze nel 1945 di rinnovare la società in senso democratico ben presto saranno frustrate. Cioè ben presto ci si accorge che si fa molta fatica a rinnovare democraticamente la società. Cioè c'è ancora, per esempio, sul versante della scuola è rimasto, nonostante che sia stata realizzata la democrazia in Italia, c'è ancora un sistema scolastico rigidamente elitario e classista, caratterizzato da due percorsi paralleli che non si incontrano mai, diciamo così, distinti e che presentano modelli educativi, percorsi, durata, contenuti estremamente differenti. È come se ci fossero due popoli diversi, ai quali si danno due scuole differenti. Cioè, per esempio, la scuola, il percorso scolastico destinato alle élite borghesi, ai ceti superiori, il quale prevede 5 anni di scuola elementare, 3 anni di scuola media o secondaria, altri 5 anni di ginnasio liceo e poi 4 o 5 anni di università. Questo percorso per le classi superiori, per la borghesia, è destinato a giovani che saranno domani la futura classe dirigente del paese e fornisce un solido bagaglio culturale. Avvia alle professioni, medico,
avvocato, giurista, ingegnere, cioè in qualche misura prepara la futura classe dirigente. E poi si rivolge a una percentuale di popolazione molto limitata, meno del 10%. Poi c'è il percorso destinato alle classi popolari, operaie e contadine, che ancora nel 1945 e negli anni successivi prevede soltanto un percorso al massimo di 5 anni di scuola elementare, che non hanno ulteriori sbocchi. Per i figli dei contadini, per i figli degli operai, l'istruzione è limitata ai saperi essenziali, poco più che leggere, scrivere e far di conto. È un sistema scolastico, inoltre, che ha un tasso di abbandoni e un'evasione scolastica elevatissima. Non tutti i figli dei contadini, non tutti i figli degli operai, terminano i 5 anni della scuola elementare. Voi capite che c'è una democrazia solo formale, astratta, non sostanziale. Se noi prendiamo 10 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, la nascita della democrazia, scopriamo che c'è ancora un 13% di soggetti analfabeti che non sanno né leggere né scrivere. C'è poi quasi un 18% di soggetti che non hanno nessun titolo di studio. Sanno leggere, scrivere, ma non hanno nessun titolo. C'è un 59% che ha conseguito solo i 5 anni della scuola elementare, la licenza elementare, e poi un 5,9% la scuola media inferiore, la scuola che va dagli 11 ai 14 anni, poi c'è un 3,30% di scuola media superiore e solo un 1% che frequenta l'università ed ha una laurea, l'1% della popolazione. Se voi seguite questo schema vi accorgete che la maggior parte della popolazione, il 59 più 17,9 più 13, gran parte della popolazione al massimo ha la licenza elementare, ha fatto 5 anni di scuola elementare, ma molto spesso, 13%, è addirittura analfabeta. Questo è a 10 anni dalla nascita dello Stato democratico nel nostro paese, 1954-55. È un paese profondamente lacerato da una divisione, due popoli che vanno in maniera molto differente, che hanno un sistema scolastico molto differenziato. Nel 1948, subito pochi anni dopo la nascita della democrazia in Italia, era stata varata una Costituzione democratica che all'articolo 34 estendeva l'obbligo scolastico fino al 14° anno di età. L'obbligo c'era fino a 11 anni, anzi fino a 10 anni. La Costituzione, l'articolo 34, estende l'obbligo fino a 14 anni. Qual è il problema però? È che l'obbligo vuol dire che bisogna mettere tutti gli alunni in condizioni di frequentare la scuola fino a 14 anni. Solo che bisogna creare una scuola che fino a 14 anni sia non selettiva, non rigida, perché altrimenti tu ti puoi iscrivere ma poi non ce la fai. Allora bisognava creare una scuola che fosse autenticamente orientativa per tutti. Nel 1948 viene approvata la Costituzione, l'articolo 34, ma non nasce per lungo tempo, non nasce una scuola, o meglio, ci sono i 5 anni della scuola elementare, che so che è una scuola per tutti, poi ci sono dagli 11 ai 14 anni l'ultima fase di triennio di completamento, che è una scuola non per tutti, ma una scuola molto rigida, molto di elite. E questo vuol dire che, nonostante la Costituzione repubblicana imponga che tutti gli alunni, tutti i ragazzi, devono andare a scuola almeno fino a 14 anni, di fatto, concretamente, questo in Italia non avviene. Soltanto molto più tardi, 1962, la legge 31 dicembre, istituisce la nuova scuola media di completamento dell'obbligo scolastico. Cioè una scuola per gli 11, 12, 13, 14 anni
che completa l'obbligo scolastico e che dovrebbe nascere, sulla carta almeno, come viene pensata pedagogicamente, come una scuola non selettiva ma orientativa, cioè destinata a favorire l'accesso delle classi popolari all'istruzione secondaria superiore all'università. Perché? Perché per la prima volta nel 1962 si crea un ponte, una scuola che consente anche ai figli del popolo di andare oltre la scuola elementare e quindi di aspirare anche a frequentare poi il ginnasio, il liceo e l'università. 1962. Solo che se sulla carta, se in via di principio, in astratto, questa dovrebbe essere una scuola per tutti, in realtà, concretamente, la scuola media unica, come si chiama, dagli 11 ai 14 anni, sarà di fatto una scuola molto selettiva e classista anch'essa, cioè modellata sulla vecchia scuola media tradizionale, con discipline, programmi didattici molto rigorosi, con contenuti tipo il latino, che nel nostro paese sarà una lingua fondamentale, ma che impedirà a buona parte della popolazione scolastica di andare oltre. Ma soprattutto questa scuola media unica sarà affidata a insegnanti che si sono formati in epoca fascista e sono animati da una visione pedagogica molto conservatrice. Questi insegnanti, professori della scuola media unica, sono convinti che soltanto i migliori debbono andare avanti e frequentare il ginnasio, il liceo e l'università. Ma attenzione, chi sono i migliori? I migliori sono coloro che hanno maggiori possibilità. Cioè, migliore, il merito, come dire, coincide con la condizione sociale. Ecco, Don Milani, prima a San Donato di Calenzano tra il 47 e il 53 e più tardi a Barbiana tra il 54 e il 67, quando muore, Don Milani si opporrà a questo tipo di scuola, a questa logica che ripropone anche in ambito democratico, dello Stato democratico, una scuola rigidamente selettiva e classista, e si oppone anche alla mentalità della maggior parte degli insegnanti che non sentono l'esigenza di perequare, di riequilibrare, di aprire la scuola e di aprire il futuro ai giovani delle classi popolari, ma anzi sono per una scuola molto rigida e selettiva. Don Milani crea nelle parrocchie, a San Donato prima e poi a Barbiana, una scuola che chiama scuola popolare, dove accoglie i fanciulli e i ragazzi che della scuola elementare e della scuola media unica che venivano bocciati e dopo essere stati bocciati una, due, tre volte rinunciavano, andavano a lavorare in fabbrica o nei campi. Ecco, in qualche misura Don Milani accoglie e si fa promotore di una protesta, di una denuncia sociale nei riguardi di questa scuola che avrebbe dovuto essere una scuola di democratizzazione, di accesso dei figli del popolo e invece, per lunga pezza, continua a essere una scuola rigidamente selettiva. Una scuola e le popolari, quella di Barbiana, dove si pratica una didattica alternativa e dove si esercita una pedagogia critica di ispirazione autenticamente personalista. Che vuol dire qui personalista? Che vuol dire personalista per Don Milani? Vuol dire tenere presente i diritti della persona al di là della condizione sociale. Tu hai diritti in quanto persona al di là se sei di estrazione borghese o di estrazione popolare. Occorre rivendicare la persona prima e al di sopra di quella che è la condizione di partenza, di quella che è la condizione sociale. Attenzione, la scuola popolare di Don Milani non intende essere assimilata al movimento dell'attivismo pedagogico o all'esperienza delle scuole nuove. Perché? Perché questa
queste scuole nuove e questa pedagogia aspiravano a creare un'alternativa alle scuole statali. Erano scuole eccellenti, scuole in qualche modo straordinariamente di grande valore a sé. Ecco, Don Milani invece pensa alla scuola popolare militante che mira non a proporsi come un modello alternativo, ma mira, come dire, a promuovere una nuova mentalità, mira cioè a far maturare una nuova sensibilità culturale degli insegnanti, mira cioè a cambiare la scuola pubblica, a fare della scuola pubblica una scuola meno selettiva, meno rigida, meno classista. E quindi la scuola di Don Milani, la scuola parrocchiale, la scuola popolare è continuamente una provocazione. Qui nessun ragazzo è idiota, qui nessun ragazzo è ritardato, qui tutti possono in qualche modo crescere. Nel maggio del 1967, dopo alcuni anni che la scuola popolare di Don Milani si era sviluppata, Don Milani e i suoi ragazzi e gli alunni della scuola insieme danno vita a un libro, a un'opera che si intitola Lettera a una professoressa. E la professoressa a cui è scritta questa lettera, questo libro in forma di lettera, è proprio una professoressa, un insegnante di scuola media, della scuola media unica che avrebbe dovuto creare condizioni migliori. Che cos'è Lettera a una professoressa? Dicevo, una lettera è il racconto dell'esperienza scolastica realizzata da Don Milani e dai suoi ragazzi a Barbiana, ma è anche una durissima critica alla scuola italiana di quel tempo e al mondo degli insegnanti. È anche il manifesto di una pedagogia di riscatto sociale degli ultimi. Tant'è che Don Milani è stato avvicinato a altri grandi pedagogisti, educatori, uomini di scuola, anche in America Latina, che si battevano in quegli anni per le stesse aspirazioni, riscatto sociale degli ultimi dal punto di vista appunto della società. E Lettera alla professoressa esordisce, inizia così: cara signora, lei di me non ricorderà nemmeno il nome, ne ha bocciati tanti, io invece ho ripensato spesso a lei, ai suoi colleghi, a quella istituzione che chiamate scuola, ai ragazzi che respingete, ci respingete nei campi e nelle fabbriche e ci dimenticate. Questa è un po' la denuncia di Don Milani e dei suoi ragazzi alla scuola italiana di quel tempo, degli anni appunto 40-50. Quali sono i due grandi nodi problematici della scuola dell'obbligo? La selezione non meritocratica ma classista e la conseguente emarginazione sociale dei ragazzi delle classi popolari. La maggior parte, come abbiamo visto prima nel dato statistico, la maggior parte della popolazione scolastica non andava oltre la scuola elementare. Ancora, nonostante la Costituzione imponesse che almeno fino a 14 anni tutti dovessero andare a scuola a prendere appunto i vari programmi, eccetera. La scuola era tra i principali fattori della crescente diseguaglianza sociale. Tant'è che Don Milani e i suoi ragazzi denunciano lo scarto che c'è tra la democrazia formale, le leggi, la Costituzione del 48 e la democrazia sostanziale, quella vera, concreta, vissuta, che è negata dalla scuola classista e antidemocratica. La scuola di Barbiana, la scuola del prete, come veniva chiamata, sorge appunto con l'obiettivo di garantire a tutti il diritto ad imparare in un paese in cui solo il 10%, dopo aver appreso le cose essenziali, poteva proseguire gli studi e andare oltre. E solo l'1% frequentava l'università e conseguiva una laurea. Capite? C'è una differenza sostanziale. E qui racconta, è una breve citazione, ma ci aiuta a capire, Lettera alla professoressa racconta come era scuola, una scuola molto rigorosa, molto rigida. A Barbiana tutti i ragazzi andavano a scuola dal prete, dalla mattina presto fino al buio, estate e inverno. Nessuno era negato per gli studi.
Barbiana è uno dei ragazzi che racconta, quando arrivai non mi sembrò una scuola, né cattedra, né lavagna, né banchi, solo grandi tavoli intorno a cui si faceva scuola e si mangiava. Di ogni libro c'era una sola porta. I ragazzi che si stringevano sopra si faceva fatica ad accorgersi che uno era un po' più grande e insegnava. La vita era dura lassù, disciplina e scenate, scenate se uno non lavorava, da far perdere la voglia di tornare. Però chi era senza basi, lento o svogliato, si sentiva il preferito, veniva accolto come voi, si rivolge alla professoressa, accogliete il primo della classe. Sembrava che la scuola fosse tutta solo per lui, finché non aveva capito, gli altri non andavano avanti. Non c'era ricreazione, la ricreazione era un lusso. Non era vacanza nemmeno la domenica, nessuno di noi se ne dava gran pensiero, perché il lavoro a 10, 11, 12, 13, 14 anni, andare a lavorare nei campi o nelle officine è molto peggio. Ecco, questa è la filosofia della scuola di Barbiana. Quali sono le ragioni profonde allora che hanno sostenuto l'impegno educativo della critica scolastica di Don Milani? Innanzitutto la scuola, soprattutto la scuola dell'obbligo, è un bene a servizio dell'umanizzazione delle persone, non è semplicemente finalizzata a un'attività, non è professionalizzante, ma questa scuola ha il compito di promuovere la crescita umana, culturale e civile dei soggetti al di là della loro condizione sociale di partenza. Anzi, la scuola è tanto più importante quanto più in famiglia, nella società, nell'ambiente in cui vivi, che è un ambiente magari povero, ecco, sei deprivato, presenti maggiore necessità di essere educato, di essere istruito. In secondo luogo, la scuola ha il compito di far uscire i ragazzi dall'individualismo per educare all'attenzione all'altro e alla responsabilità comune. Questo è l'altro elemento. E ancora, in terzo luogo, la scuola è un bene per tutti che non può avere come misura i più bravi, ma deve avere i più svogliati, gli svantaggiati e i meno capaci. Questo è il punto di partenza. Perché se usi i migliori, i più bravi come misura, tutti gli altri, la maggior parte, non entreranno nemmeno. E ancora, il sistema scolastico italiano, dicevo prima, presenta una contraddizione. La nuova scuola media dell'obbligo, cioè la scuola dagli 11 ai 14 anni, varata nel dicembre 62, da subito presenta delle contraddizioni, proprio uno scarto tra i valori della democrazia repubblicana e la sopravvivenza nella scuola delle logiche tradizionali e nella scuola e nella mentalità degli insegnanti. Le logiche tradizionali, come se la democrazia non ci fosse. E quindi si denuncia il rischio che la scuola continui a perpetuare le differenze sociali, il cui risvolto sul piano scolastico è la gravissima situazione della dispersione scolastica nella scuola degli anni 50 e 60. Pensate che nel 1965, cioè siamo 20 anni dopo la nascita della Repubblica Democratica, il 25% di bocciati e il 5% di abbandoni siamo nella prima classe della scuola media dell'obbligo. A 11 anni uno su quattro veniva bocciato e mandato via e il 5% abbandonava di suo. L'85% di coloro che rinunciavano alla scuola media oppure che venivano bocciati e poi alla lunga abbandonavano era figli di contadini e operai. Quasi 500.000 ragazzi negli anni 60 abbandonano ogni anno la scuola media e non completano l'obbligo scolastico. La maggior parte, il 96%, sono figli di operai e contadini. 500.000 ragazzi, 500.000 di ragazzi. Pensate anche economicamente che spreco di energie e di risorse. Voi dite di aver bocciato i cretini e gli svogliati. Allora sostenete che Dio fa nascere i cretini e gli svogliati nella casa dei poveri, ma Dio non fa questi dispetti ai poveri.
è più facile che gli dispettosi siate voi. Cioè siamo di fronte a una denuncia ben chiara di un sistema classista che si perpetua nonostante il sistema politico democratico del nostro paese. La denuncia della lettera a una professoressa riguarda proprio il perpetuarsi nella scuola delle differenze di classe, dalla scuola elementare fino all'università. Tra gli studenti dell'università, dice lettera alla professoressa, i figli di papà, cioè i benestanti, i figli delle classi superiori, sono l'86,5%, i figli dei lavoratori dipendenti il 13,5%, fra i laureati, i figli di papà il 91,9%, i figli di lavoratori dipendenti l'8,1%. Cioè siamo di fronte a 20 anni, fine della seconda guerra mondiale, nasce la democrazia, a un sistema che ancora prevede una selezione sociale non di stampo meritocratico, ma di stampo classista, davanti alla quale Don Milani e i suoi ragazzi non intendono arrendersi. E Don Milani avanza 3 proposte appunto in questo libro, in lettera a una professoressa. La prima, non bocciare, cioè in qualche misura vuol dire non fare una scuola facile, ma pensare a una scuola che sia capace di partire dai bisogni, dalle esigenze, dal ritardo degli ultimi, di quelli che hanno meno capacità, e partire da loro per in qualche modo aiutare, sostenere gli sforzi di tutti. E quindi l'attuazione della scuola a tempo pieno, una scuola per più ore, per più tempo, in modo da consentire anche a quelli che hanno maggiore difficoltà di apprendere di più, di maturare una maggiore conoscenza. Cioè una scuola volta a garantire a tutti, qualunque sia il livello intellettuale, capacità, eccetera, qualunque siano le condizioni sociali di partenza, a garantire a tutti le stesse opportunità. E poi agli svogliati basta dare uno scopo, cioè partire da una scuola che in qualche modo sia una scuola che indichi dei fini più elevati, dia un senso alle scelte delle persone. Cioè fare una scuola, quindi l'ascensore sociale, la possibilità appunto attraverso la scuola di migliorare le proprie condizioni per i giovani di ceti operai e contadini. Vedete, qui c'è in radice, diciamo, la democratizzazione autentica della scuola italiana, come poi si attuerà con molta fatica negli anni 70-80, proprio a partire dall'esperienza di Don Milani, proprio a partire da questo modello, da questa pedagogia. C'è poi un ultimo aspetto, e lo avvio molto rapidamente, la scuola e la questione della lingua. Don Milani e i suoi ragazzi, lettera alla professoressa, il tema torna molto spesso, sottolineano la centralità di un fatto: la lingua, possedere la lingua, possedere nel senso migliore, conoscere tante parole, avere lo strumento linguistico, vuol dire in qualche misura accedere alla cultura e accedere alla comunicazione. Cioè la scuola deve favorire, quella dell'occhio in particolare, favorire innanzitutto l'appropriazione della parola, perché è la parola che fa le differenze. Il figlio dell'operaio conosce poche parole e in qualche misura questo lo rende anche psicologicamente subalterno. Colui che cresce in un ambiente colto, che dispone di una biblioteca familiare, che apprende dai genitori laureati, eccetera, avrà molte più capacità. Ecco, Don Milani affida alla scuola di tutti, alla scuola pubblica, il compito di colmare questa diversità, questa differenza linguistica e anche differenza concettuale. Chi possiede la lingua, nella fattispecie la lingua italiana, possiede l'accesso alla cultura, possiede lo strumento per un'autentica crescita culturale e civile. Di qui allora possesso della lingua come strumento per un effettivo esercizio dei propri diritti e per come autentica garanzia di partecipazione alla vita civile e politica. Su uno dei muri
della scuola di Barbiana c'era una scritta in inglese, I care, che mi interessa, mi sta a cuore. Don Milani la fa scrivere come elemento di, come dire, di ribellione rispetto a un'altra formula, a un altro motto, il menefrego fascista, contro un'idea menefreghista, individualista del fascismo. Don Milani rivendica il senso di una partecipazione sociale dei suoi ragazzi, e uno dei ragazzi scrive sulla lettera della professoressa una frase che dovremmo meditare assieme. Alla scuola di Barbiana ho imparato che il problema degli altri, di quelli della stessa classe sociale, operai, contadini, eccetera, è uguale al mio. Sortirne, uscirne tutti insieme è politica, è democrazia, diremmo noi. Sortirne da soli è avarizia. Cioè, non ci si salva individualmente, ma ci si salva assieme, a partire dalla solidarietà, e il senso della solidarietà è un po' la cifra della scuola di Don Milani, è la cifra della sua pedagogia, una pedagogia politica, una pedagogia militante. Vi ringrazio.